E un'altra cosa, io non sono un musicista, sono naturalmente, racconto, ne capisce molto più di me, però la musica, che io amo molto pur non capendone, vado all'orecchio, è una di quelle cose misteriose come l'emozione. L'emozione, e questo nelle Molto tecniche, nella spesso. tecnica c'è, l'emozione ha la capacità di fare in modo che le modificazioni sinaptiche siano Si permanenti, perché stabilizzino. non solo sono proteine che già ci sono e sono disposte diversamente come memoria a breve termine, ma vengono create nuove proteine nella memoria a lungo E in questo è che noti che come possono, cioè, rafforzarsi, Che che cosa? rafforzano, Nel senso che io devo rafforzano crearti connessione un'emozione, ecco perché sinaptica. parlavo di musica. Certo, se voglio ricordare una cosa a lungo, ma tutte cose me ne frega niente, poi vi faccio una dimostrazione, io devo ancorarle un'emozione. Se io le ancoro a un'emozione e a un movimento, quindi non statica inerme, ma un movimento ed emozionale, nel senso che mi vedi, che mi desto l'emozione, io questa cosa la ricordo. Ti do un esempio, ai Nikon Block non ho preso una matita, per esempio. Guarda, ho scritto dei numeri da 1 a 30. Adesso vi chiedo a tutti di pensare a degli oggetti, bottiglia, cavalluccio marino, Marte, Saturno, legaccio, moneta, quello che volete voi. Quando lui dirà un numero, gli dirà saltando 27, 2. Dobbiamo fare in fretta perché riempirli tutti. Io indicherò una persona, questa persona dirà Più riempiamo, veloce ok? possibile. Più veloce possibile, se diventa noiosissimo. Prego. Dai, dimmi un numero. Sei. Penna. Penna, ok. 8. 8. Chiave. Chiave, benissimo. 14. 14. 14, bambino. 24. 24. Palla. Palla, ok. 7. 7. Birillo. Birillo. Bellissimo. 2. Gorilla. Gorilla. 16. 16. Ok, arcobaleno. 21. 16 arcobaleno, 21. Ringhiera. Ok. Però le corte? 29. Libro. Libro. 25. Che numero è il libro? Scusa che non ho sentito. 29. 29, se vuoi ricordarti il libro. 25. 25. Rospo. 3. Rospo. Quadro. Quadro. 9. 9, scusa. Lente. Lente, sì. Piuma. 13. Piuma. 17. 13 piuma, eh? 13 mi hai detto. Sì. 17. Cammino. Camino, sì. 20. 20. Dado. Dado. 30. 30. Macchina da scrivere. 30, Lunghissima, eh? però è proprio giusta No, per va i benissimo, 30. ti piace. 26. 26, scusami. Quadro. Già detto. Ah, porta. 5. 26, vero? Sì. 5. 5. Balcone. Dopo ringhiera. Sempre dipende. 12. Letto. Letto. 15. 15. Motosega. Sì. Va bene, 15 non dice. 23. 23. Scarpa. Scarpa. 18. 18. Chiodo. Chiodo. 4. 4. Clessidra. Clessidra. 10. 10. Taccuino. 19. Taccuino mi hai detto? Sì. 19. Scusa un attimo. 10. 10 taccuino. Va bene. 19. 19. Piatto. Piatto. 22. 22. Babbo Natale. 28. Occhiali. 28 occhiali, sì. Occhiali. 11. 11. Calcestruzzo. Chiudiamo con Uno. Sceglilo tu. Armadio. Armadio, perfetto. Cosa succede? Questo elenco di cose, se uno le visualizza, Scusate.
cosa. Sì, può ricordare un po' di cose, eccetera. La potenza delle mnemotecniche, quindi parliamo da Simone di Liceo, eccetera, e poi arriviamo Cicerone, Pico, più ancora Giordano Bruno, Eric Kandel, che ha capito dove sono materialmente messi i ricordi. I latini parlavano di virtus, altri dicono di mente, psiche, ma dove cacchio sono? Nelle deformazioni, sì, nei percorsi neuronali, come... Però tutto questo è difficile ricordare se io non conosco dei meccanismi di innesco. I meccanismi di innesco sono, prima di tutto, provare un'emozione, usare la sinestesia, perché se lei mi dice il numero 10 taccuino, è un taccuino, ma se lo tocco, lo annuso, ho una forma e mi ricordo una poesia che ho scritto a 8 anni su un taccuino fatto così, e tutto in un mezzo secondo riesco a farlo. Nessuno mi toglierà il ricordo del 10 taccuino. Capite come funziona? Sì. Devo caricarlo con emozione, unire i 5 sensi e ricordo. Adesso, essendo un po' stanco, guardarsi che io sbagli, però più o meno. Puoi controllare dall'inizio, fermami se sbaglio. Uh-huh. Li metto anche in ordine. Uh-huh. Allora, numero 1 armadio, numero 2 gorilla, numero 3 4, numero 4 clessidra, numero 5 balcone, numero 6 penna, numero 7 birillo, numero 8 chiave, numero 9 lente, che so anche chi l'ha detto, lente, numero 10 ecco, taccuino, numero 11 calcestruzzo, numero 12 letto, numero 13 piuma, da non confondere con penna che era il 6, numero 13 piuma, numero 14 bambino, numero 15 motosega, numero 16 arcobaleno, sempre tu, numero 17 camino, numero 18 chiodo, numero 19 piatto, numero 20 ringhiera, numero 21 numero 20? No. Ah no, scusa, 20 è dado, e dado che è Renato, giusto? Sì, Renato. 21 ringhiera, numero 22 babbo Natale, numero 23 scarpe, su, numero 25 24 24, ecco, 24, che strano, ha avuto una... strano. No, non l'ho legato bene a un'emozione, cos'è? Palla. Sì, palla. Ho scritto palla, chi ha detto? Yeah. Ah, ecco, adesso non avevo legato un'emozione. Adesso sì. Numero 25? Numero 25 rospo, numero 26 porta, numero 27 cane, numero 28 occhiali, numero 29 libro, numero 30 macchina da scrittura. Wow. Questo è il principio dell'emozione. Ditemi un numero. 3. 4, un altro. Controllate. Sono per sparare cazzate. 20. Numero 20 è dado. 24. 24 è palla, adesso l'ho legato bene. Dite invece un oggetto tra questi. Balcone. 5. E così. Armadio. 1. Se adesso io però... questi li rileggo mentalmente domani, tra una settimana, tra un mese, tra un anno, voi tra un anno mi incontrate in via Po, sì, e mi dice qual è il numero 19, io dico piatto. Perché riesco con questo meccanismo a trasportare dalla memoria a breve termine alla memoria a lungo termine ciò che desidero. Allora è interessante, perché sono meccanismi che arrivano senza che tu voglia, le emozioni non te le... Ma se tu sai come funziona, la domanda dicevi, ma adesso che sai, puoi farmi... Se lo sai, riesci a decidere tu cosa vuoi ottenere e programmi tu quanto ritenere i ricordi, quindi i percorsi neuronali. Capite com'è interessante? Poi la cosa bella è che non c'è sforzo, perché tutto arriva alla coscienza quando lo richiami, senza sforzo. Una volta che tu hai fatto la connessione, è finita lì la tua fatica. Dopo tutto... arriva senza sforzo, è divertentissimo. L'allenamento e la bravura dov'è? L'istantaneità dei collegamenti. Il fatto che nell'istante in cui me lo dice lo collego subito, ma non lo collego così. Unisco 5-6 cose in una connessione. Però quello è frutto dell'esercizio. Sì, quello è l'esercizio. Io nel mio lavoro, quando devo fare un discorso, una cosa, io so tutto a memoria perché... Che lavoro fai? Io faccio l'illusionista, però mi interesso... soprattutto di ipnosi e con ricerche
che hanno a che fare con le neuroscienze perché c'entrano con l'illusionismo. Allora, l'illusionismo mi interessa più tanto se non in connessione i meccanismi che generano lo stupore, la sorpresa, la deviazione dell'attenzione, la cecità al cambiamento. Ma io posso fare la parte della vittima del tuo illusionismo nelle tue performance? Sì. Cioè proprio mi entusiasma l'idea di... Ma io, credimi, sono entusiasta perché la mia vita è sempre stata studiare. È l'unica cosa che mi interessa. Infatti non ho paura della, non so, della mia... le parabole artistiche sono parabole, no? Quindi io che sono stato un personaggio medianico, mediatico, non medianico, forse anche medianico, molto presente, per cui ho fatto migliaia di ore di trasmissione, sono dei pochi uomini che ha fatto il sabato sera su Rai 1 suo, a parte Grillo, Fiorello, pochi altri, insomma, con 12 milioni di ascolto puntati. Mi devi perdonare io. No, figurati. A quel tempo c'erano Silva, Mio e Binarelli, erano solo in giro. E in sostanza queste cose perché non mi danno, non me ne frego niente, non ho nostalgie, perché quello che veramente mi affascina è studiare, già allora, sì, sì, sì. E anche adesso, io non mi annoio mai, posso essere triste, posso essere allegro, posso essere scazzato, ma mai annoiato,